Polo Universitario di Agrigento la giornata di presentazione dell'offerta formativa, le iniziative didattiche e le difficoltà di bilancio. Davide Saglia. In occasione del Welcome Day, il polo didattico di Agrigento apre le porte agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti superiori e presenta l'offerta formativa 2014-2015. Un'offerta che Vito Ferro, vicerettore dell'Ateneo di Palermo, qualifica come la più ampia tra i poli decentrati della Sicilia. Un'ampia proposta che, a causa dei pochi fondi stanziati da parte della Regione, deve fare conti col possibile taglio di 3 dei 6 corsi al momento attivi. I corsi di laurea saranno gli stessi che sono stati fin qui attivati fino all'anno scorso, quindi laurea magistrale a ciclo unico di architettura, laurea magistrale a ciclo unico di giurisprudenza, beni culturali, beni archeologici e servizi sociali. Devo dire che è un'offerta che rispecchia anche le aspettative del territorio, degli studenti del territorio, e che raccordano molto bene le istanze di ricerca universitaria con le potenzialità che il territorio può esprimere circa beni culturali, architettura e archeologia. Sono veramente contenta di vedere tutti questi giovani, perché questo avvalora la mia tesi, e cioè che l'università ad Agrigento non può essere chiusa. Cioè, da questo punto di vista io mi sento di fare un appello a tutti i politici, ai soci fondatori, in primo luogo quindi alla provincia, al sindaco, alla Camera di Commercio, ma anche ai soci ordinari, cioè i piccoli comuni o grossi comuni della provincia, a chi ha a cuore l'Università d'Agrigento, perché l'università non è soltanto motore per lo sviluppo economico-sociale del paese e del territorio, cioè, ma l'università assicura il diritto allo studio e alla cultura a questi giovani. E sono bravi i ragazzi di Agrigento, sono molto bravi, ho avuto modo di conoscere. Quindi da questo punto di vista io sono molto, ma molto preoccupata. La crisi finanziaria è enorme che stiamo attraversando, ma io faccio da questo punto di vista un appello alla città. L'incontro odierno è stato occasione per capire quale sarà il futuro del polo universitario di Agrigento, un futuro che non dipende solo dalle finanze della Regione. Serve infatti un ulteriore sacrificio economico dei soci del CUPA, sacrificio promesso ma non ancora mantenuto. E dopo la bocciatura della finanziaria per mano del Commissario dello Stato e con la nuova manovra che ancora stagna all'ARS, il futuro del polo di Agrigento è ancora in bilico. La risposta che posso dare è una risposta che non può essere definitiva. Oggi abbiamo un'importante assemblea che è un ulteriore tassello di avvicinamento alla soluzione finale, in cui tutti i soggetti che devono decidere sulle sorti dell'Università di Agrigento, quindi Ateneo, soci fondatori del consorzio, si parleranno, e quindi si cerca di addivenire ad una soluzione della crisi, di tutto quello che stiamo attraversando. A me è stato promesso che la situazione sarà ripresa, che sicuramente qualcosa arriverà pure dalla Regione, ma è chiaro che se la Regione non punta sulla cultura, cioè non punta sui poli decentrati come centro di cultura per assicurare il diritto alla cultura e allo studio agli studenti, che è facile dire ma Agrigento dista un'ora. Un'ora e mezza, si possono prendere il pullman, e noi sappiamo che non è così. Allora, non è così, che è difficile e che molti studenti dovrebbero rinunziare a quello che è un diritto costituzionalmente garantito.